Salve a tutti ragazzi, siamo tornati su FC24, riprendiamo dopo il disastroso derby contro la Lazio, perso in maniera bruttissima, con Van Dijk che sta a corto d'energia. Ma ce la fa specifico per l'energia? Quindi che deve fare? Cos'altro che non ho guardato? Vabbè, giocatori impegnati con i nazionali. Vabbè, abbiamo finito. Direi che è tutto a posto qui, possiamo avanzare. Ci andiamo a giocare contro l'Udinese. Confermiamo la formazione titolare a sto punto, però dopo dobbiamo giocare anche in Europa League, quindi andiamo con la formazione dei turnover, va. E speriamo vada bene. Andiamo, speriamo che torna a vincere, che fino a sto momento. Ci siamo un po' arenati, due sconfitte in campionato, una con Lecce e l'altra soprattutto del derby, quindi si spera che con l'Udinese si torni a vincere. Ha attirato su di sé grandi attenzioni in questi giorni. Protagonista di un ottimo avvio di campionato, ha già numerose reti all'attivo. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Ok, Gipardo e vale. Lelia Dani. Per i Vai palatacalcistici Zaleschi, davvero più vattene raffinati, il Zaleschi, menù di vattene oggi tutto, propone vattene un tutto, match vattene tutto. straordinario. E Vai. sia, sfida che mette di fronte due Vabbè, protagonisti del Zaleschi calcio mondiale. però, manca a Tu lo sai, far Pierre, così. quando c'è da commentare una partita di calcio, io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. C'ha La ragione sfida che si promette di incazza, regalarci Peppe. gol, spettacolo, emozioni, calcio. Sì, spettacolo, emozioni, calcio. Possiamo vedere con l'aiuto della grafica le scelte dei padroni di casa per questa sfida. Guadagnano metri. Arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. Punizione per l'Udinese. Ha perso palla da solo. Punizione per l'Udinese, di che manco l'ho sfiorato. La mette in area. Portiere che si supera su questa girata di testa. Sistema il pallone, pronto per il corner. Vabbè, Calcio d'angolo fuori sto battuto, palla in pallone. mezzo. Palla spazzata via. Occasione d'oro questa. Ottimo Bravissimo l'intervento a Renatino. smettere le braccia. Fallo partire, vai dammi. Questa è la formazione di Vabbè, ma partenza se te dell'Udinese. inchiodi così, dammi. Guadagna metri. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari, nulla da fare. Ok, John, l'hai visto? Provano a creare gli spazi. Vabbè, però, Abram, pure tu cerca di farlo, mezzo passo in più, Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Sì. La blocca senza problemi il portiere. Fortunato, Che si è ritrovato partita il pallone tra le triste. mani, ma è un'occasione sprecata. Bravissimo Ottima lettura del Ramos. difensore. Abram, l'hai Supera il proprio visto? marcatore. E no così però, no così. Ha spazio per andare. I difensori non riescono a fermarlo. Pereira prova a inventare qualcosa. La tocca dietro. Si è trovata sulla traiettoria, al posto giusto, nel momento giusto. Bravissimo, Può sfruttare lo bravissimo. spazio Mettilo in mezzo lateralmente. per Abram. Colpo dentro. Il Niente. portiere non la blocca, palla ancora in gioco. Pallone spazzato via. No, palo del Palla sul rigo, la palla è farone. finita. E vabbè, ho
chi sei? Spazzano senza problemi. Possono passare in vantaggio. Determinante. Mamma mia, peggio di un gatto nero, guardo. Le braccia del portiere. Tiro non potente, ma non hai parlato, ci hai bruciato. Gatto nero attaccato ai maroni, io. Zaleschi. Vai Zaleschi, mettila in mezzo. La legge bene e allontana. Non ho capito bene quella cosa che ho previsti, se li dobbiamo prendere o se li dobbiamo fare. Si porta la palla nostra anche per il pressing del difensore. Che bove. Zaleschi. John. Apre su Abram e non riesce ad andare. Punizione. Tentativo avversario. Punizione per me, Torna allo spettacolo della Serie A nel prossimo match contro su ATV. Sfida che vedrà opposto Udinese e della Sverona. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario. È questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. Madonna mia, sta zitto, Dani, sta zitto. Vabbè, oh. Pallone buttato via. Prosegue. Non è che l'hanno buttato via, che tanto duri in pallina, l'hanno persi tutti e due. Palla per a che? Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Meno male che parto brucia sia noi che loro. C'è spazio per il contropiede. Vattene, vattene, mettilo in mezzo. Supera l'avversario molto bene. Jimmy! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il fulminato portiere. Sì, ha fulminato. E qui possiamo rivedere. Guarda che palletta gli ha dato John. C'è anche la distanza ravvicinata. Non era un gol particolarmente difficile, va detto. Se avesse sbagliato staremmo parlando di un errore da matita rossa. Mamma mia, Dani, sto per dirti dove devi mettere la matita rossa. Possesso del pallone che viene recuperato. Prosegue qui dell'avanzata. Gioca la palla dietro. Palla in rete. Pensavo anche a far così subito, io. Trovando il gol. E questo è un gol che merita di essere rivisto, da sì, certo, guarda Dani, è un gol da Cinedega. Da quella distanza non poteva proprio sbagliare, era un pallone da buttare in porta, un invito. Vai, azze, vai, vai. Almeno abbiamo un angolo. Possono sfruttare questo corner per trovare il vantaggio. Va direttamente in area. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio, conclusione apprezzabile, ma solo nelle intenzioni. La svirgolata, palla che poi ha preso uno strano effetto determinata lontanissima dalla porta. Per vincere le partite bisogna fare gol, Pier, e per fare gol devi centrare la porta. Ma va? Ha tirato a più riprese ma senza precisione. Ma chi sei, Allegri? La stanno facendo le troppe conclusioni terminate fuori bersaglio. Per come stanno giocando sarebbe un peccato non portarla a casa. Eh sì, è mancata la precisione, Lele. Seguiamo però intanto questa loro manovra. Può tentare la botta da lì, si scarda il pubblico. Allora che vola alto, nessun problema per il portiere. Che primo tempo brutto, raga, che abbiamo giocato. Mamma mia, brutto proprio. L'arbitro chiude le ostilità per quanto riguarda questo primo tempo. Meno male. Riprendevo, vediamo un po' che riusciamo a fare. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Bravissimo Sergio. Sergio Ramos. È nostra, è nostra, è nostra. Che termina fuori. E vabbè, la Faraone, ma manca a far così, dai! Possono passare in vantaggio! Meno male che gli brucia tutti i pardo, il gatto nero, come dice sta cosa, brucia tutti! Vai, vai Abram, vai Abram! C'è spazio, attenzione! Ma che gli ha fatto? Palla respinta! Lo straccio bagnato!
Gli hai fatto uno straccio bagnato, porca miseria, uno straccio bagnato gli hai tirato. Bravissimo Faraone. Almada, lo vede? Apre su Abraham. Abraham. Va per funghi, va. Roberto Pereira. Gestiscono male questo possesso. Vabbè, gliela diamo noi però. Nicola Zaleski. John John, fallo! Vabbè, non me... pallone per condurre. Palla ancora in gioco. Palla. Ma era fallo, dai! Era fallo! È stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui, avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Occhio all'avanzata. Quest'altro non riesce a fare mezzo dribbling. Via nell'uno contro uno. Vabbè, puntuale, come sempre. Se su ogni respinta che famo ci stanno loro. Ok, va, Faraone, mannaggia, Faraone. Può andare nello specchio. Ottima parata del portiere. Quest'altro c'è un controllo di palla. Sostituzione per l'Udinese. Facciamo pure noi qualche cambio. Allora, Azzaman, Podolski, e poi inseriamo Diaz, Dembe e Silva. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha abbassato la saracinesca, da qui non si passa. Fuori sto pallone, fuori sto pallone, e tanto sempre a loro. Conseguenze queste. Bravissimo Almada. Non concede nulla all'attaccante. Hanno metri a disposizione. C'è nessuno a dargli una mano a sto ragazzo. Bernardo Silva, Bernardino. Per Podolski. Che vede Bove! E andiamo! Grande azione da Roma, ragazzi! Grande azione da Roma! Per chi se lo fosse perso, questo è il gol di prima. Onestamente era difficile sbagliare da quella distanza. Certo, abbiamo fatto noi! Freddezza per battere il portiere. Come abbiamo fatto noi, era un gol facile, no? Prova sulle fasce laterali d'Udinese. E vabbè, non è possibile che ogni rimpallo è loro. Dacca. Se lo beve. Se lo beve che cosa? Se lo beve che grande Bamba. C'è su questo tiro. Meno male che c'è Bamba. Ha deciso questo cambio. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Meno male che l'hai bruciato tu, Pardo. Vai Dembe. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Corri Podolski. Figura se spinta, pallone ancora buono. Palla se Podolski segnava portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Ancora poco alla fine. Ultime occasioni. La mette in mezzo. Azione che si esaurisce. Vai Diaz. Bello Diaz, complimenti mortacci tua. C'è la respinta ma non è finita. Bella, bravo Dembe, gli hai ridato palla, complimenti Dembe. Si continua a giocare. Mancano 5 minuti alla fine della partita. L'arbitro Macello deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Procede senza disturbo.
cerca il secondo palo. Buona l'uscita del portiere che aspetta ogni problema. Vabbè, però se gli regaliamo palla così può passarla. Bravissimo Silva. C'è un minuto. Niente, questo è proprio un sciocco di legno. Non si perdono d'animo e continuano a farsi vedere dalle parti dell'area avversaria. Devono recuperare un gol. Finisce qui il match. E andiamo, la portiamo via, va benissimo così. I padroni di casa. Esultiamo così, va benissimo. Straordinario potenziale offensivo. Va benissimo così, ottimo, ottimo, ottimo. Riescono a sviluppare le loro palle di gioco e costruire diverse palle gol. La vittoria è quasi sempre assicurata. E meno male, oh. Ok, generazione d'oro, trofeo guadagnato, fantastico. Vabbè. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Ormai Sanchez ha avuto abbastanza spazio per farsi vedere le brutte prestazioni. Sfruttare l'occasione. Combattuto, cosa ha fatto la differenza? Abbiamo giocato meglio. Non è vero, ma credo che l'Udinese abbia giocato bene, sì. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Vabbè, va bene così, Rosa. Torniamo sulla formazione titolare. Che c'è qui? Consiglio il programma Sergio Ramos, di passare il programma e vedere le prestazioni, ma non ce l'ha già Ramos il programma per le prestazioni. Sergio Ramos cambia il programma, tutto sull'energia, equilibrato, specifico per le prestazioni. Ok, poi possibile cambio ruolo per Stefano Traoré, andiamo al vivaio, eccolo qui. Traoré c'è a 47, gli abbiamo fatto fare un cambio ruolo e prende con il cambio ruolo 51, fantastico. Centrocampista offensivo, fantastico, ha preso 51, non male. Allora, Diego Dandano sta andando. Ah no, questa è quella da prima, a posto. Chat giocatore. Bove, apprezzo il tuo impegno. Indica, mister, saluto per la sua lista, ma dimostrami che meriti il posto. Chiellini, grazie per avermi messo in squadra, apprezzo il tuo impegno. Ok, ce la andiamo a giocare contro lo Slavia in Europa League. Vabbè, siamo molto felici, quindi non... ma famo la conferenza stampa, giusto per. Thanks guys, good to see you here. We'll get started with the questions now. 5-1, sì, va bene, penso proprio di sì. Potrebbe qualche possibilità di battervi, siamo una delle squadre più forti. Sicuro che manterremo il livello recente e va bene così. Ok guys, thank you so much for attending. Ok, questa è la formazione loro. Calcio d'inizio. Andiamo va. Amici all'ascolto, la partita di oggi è di quelle da non perdere, queste sono le premesse. Di fronte ci sono due squadre che giocano un grande calcio, che promettono uno spettacolo che sia davvero degno del loro blasone. Una gara preceduta da una lunga vigilia, anche con qualche dichiarazione piccante dei due tecnici, che ha aggiunto, se possibile, un po' di adrenalina extra allo spettacolo. Solo dici tu, io non ho detto niente. Noi, amici da casa, è una grande sfida questa. Condizioni meteo non ideali per la sfida di oggi, era prevista pioggia ed è arrivata e sarà un insidia in più per i protagonisti in campo. Ben trovati da Pierluigi Pardo e ovviamente anche da Lelia Dani, pronto per il commento tecnico. Si gioca per la UEFA Europa League, match valevole per la fase a gironi. Si annuncia la partita di grande livello,
ospiti che hanno la possibilità di portarsi in testa il girone al termine di questi 90 minuti. Romero, ed è un Romero. Po' di più per scendere in campo carico al massimo. Attenzione a Dybala qui, la respinta ma si gioca. Non conclude la rete. Azione che sfuma. Decisivo il portiere sul tentativo dell'attaccante. Ha tolto dalla porta il pallone del possibile 1-0 con un intervento di grande spessore. Hai ragione, lei, era stata una super parata. Vediamo adesso come sfruttano questo possesso. Le scelte del tecnico delle Diaz, vai Diaz, vai Diaz che l'hai visto. Bravissimo, fallo partire Romero, bravissimo, vai Dembe. Di partenza degli ospiti. Oblak, occhio Piero, un'occasione grande. Paolo Dybala! Dybala Mask! No, ha dato una testata alla bandierina, niente Dybala Mask. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Poteva fare quello che voleva davanti al portiere, scavalcarlo con un tocco sotto, dribblarlo. Paolo Dybala! Alla fine ha deciso di calciare di potenza, scelta premiata dal gol. Grande Paolo! Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Beh, abbiamo cominciato bene. Fava ancora mezzo schifo in difesa, bravissimo. Ottima, vai capitano, vai capitano! La squadra ospita, c'è in tasca il pass per la... Attenzione, possono far gol qui, eh? Che gli ha preso! Portiere, attenzione! Van Dijk. Ah, beh, non concede nulla all'attaccante. Arriva il fischio che ferma il gioco, sarà punizione. Sì, sì, va bene effetto, ma veramente io vorrei cambiare tiratore. Dybala. Punizione brutta. Decisivo. Tutto fermo, c'è in offside Dembélé. Vabbè. Ci ho capito niente sulla punizione come batterla. Non so se era chiaro. Palla, qui il portiere rischia grosso. Credo sia la prima punizione che batto da quando c'ho il gioco, quindi. Luis Diaz. C'è la conclusione deviata, pallone ancora in mezzo. Oh, è sotto due. Che cazzo, tu dici due cose. Buona qui la copertura della difesa. Bravissimo Virgil. Ousmane Dembélé. Lukaku, datte una mossa però, non è che il pallone ti deve cascare sui piedi, eh. Del match del Başakşehir, andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Başakşehir. Si sblocca dunque il match, 1-0 dopo 21 minuti. Grazie dunque per l'aggiornamento. Prova a sfidare la difesa avversaria. Conclusione che non trova lo specchio, decisiva la sua deviazione. Lukaku proprio si pianta pure lui. Si fanno vedere i compagni. Prova a girare la difesa. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Vabbè. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al basso. Se siamo addormentati. Non poteva ste cappellate, fammi. Niente, ai miei non riesce un dribbling oggi. Neanche morti, eh. Trova il corridoio verso l'esterno. Ha risolto problemi con una grande giocata. Vabbè. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ci ha messo una pezza. Non c'è speranza. Non affonda, preferisce aspettare e poi colpire. 1-2. Ecco un'altra rete. Vantaggio che adesso sembra incolmabile. Incolmabile di che sta? Ma perde 2-1. Ora siamo sul risultato di 2-1. Luis Diaz, attenzione, passa il difensore. Ma che passa? Non c'è modo di passarli. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto. A metri, ancora lui, doppietta Dybala Mask. Sto giro Dybala Mask, tiè, shot.
pensato Paolo a rimetterci subito in corsa. Grande Paolo. Riveniamo la conclusione che ha portato al gol. A tu per tu col portiere, l'ha fatto secco con una botta imparabile. Dai ragazzi, dai, vabbè. L'occasione. E c'è il gol, attenzione, torna in vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata così, in cui si è liberato del difensore. Aveva diverse opzioni per battere a rete, alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. A metri a disposizione lungo l'out. Attenzione, è libero. Iniziativa che non porta a nulla. Dembele. Dembele. Occhio al contropiede. Dybala. Possesso recuperato bene dalla difesa. Luca che è ido lungo, proprio il pallone manca a visto. Tentativo di pressing. Può avanzare sulla corsia. La gioca dietro. La respinta di Oblak, attenzione. E c'è il gol. Dopo il primo mezzo miracolo del portiere, lui non ha sbagliato. Risultato adesso sul 4-2. Inarrestabile Lukaku. Fischia l'arbitro e manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione. Questo risultato al momento vanificherebbe le loro speranze di chiudere il girone al primo posto. Non è stata la loro miglior Lo chiuderemo al primo posto. Brutti gattinieri maledetti. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Tu e quell'altro da Dania, cala, guarda quest'altro. Cioè. Dai, su. Brunetto. Dybala. Attenzione perché Dybala, cambia il risultato. Dybala, Dybala, Dybala. È arrivata la seconda. In mezzo. Il Bajak Shahir. Punteggio che ora è sul 2. Yeah! Guarda che t'ha inventato un Bernardino! Bernardino Silva che ti ha inventato! Cioè, ti ha fatto questo gol spettacolare, Bernardino Silva! Questo replay dell'azione precedente, un gol nato sugli sviluppi di un disimpegno errato da parte della difesa. Beh, non si possono commettere certe ingenuità a questi livelli. La squadra avversaria riconquista il pallone. La gira su Lukaku. Potrebbe trovare il pari. Fischiata qui la posizione di offside. Non ci sono dubbi. Può succedere quando si cerca di giocare tra le linee per cogliere in controtempo la difesa. Stavolta può succedere, sì. Può succedere, sì. Dybala, Dybala. Pallone interessante di Dybala. Romero! Com'era brutti gattacci neri che non prendiamo il primato nel girone? Gattacci neri maledetti! Una sentenza Lukaku. La conclusione dell'attaccante belga non ha lasciato scampo al portiere. Palla che finisce fuori. Usa dai, bene tac, dai te punta! Può portare il pallone lateralmente. Attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Lukaku. C'è campo per andare, attenzione. Fallo partire, fai partire Paolo. Paolo! A campo libero. Paolo! Ed è una sentenza del tripletta! Ed è una sentenza, la sentenza di Balamask! Di Balamask! Di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. A tu per tu col portiere lo ha fulminato. Fammi qualche cambio. Con una conclusione potente sulla... quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante, forse. Sarà per la prossima volta, dai. Recupera bene il pallone. Bravissimo, vai Dembe, vai Dembe. Mettile in mezzo. Spazzano senza problemi. Dybala. Occasione d'oro. Dopo la respinta il pallone è ancora buono. Il portiere non si fa sorprendere. Occhio perché ci sarà un cambio.
pensiamo a fare un attimo qualche cambio. Allora, gestione squadra. Oddio, grandi cambi non ne dovrei neanche fare, alla fine stanno tutti abbastanza benino. Faccio giusto entrare Indica per Van Dijk, che è un po' più stanco dell'altri, e Sanchez per Fernandez, Sanchez Pellegrini, Pellegrini va a far trequartista. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Palla messa in mezzo, si salvano all'ultimo respiro, ha spazio per tirare, colpito il pallone dal difensore, pallone che è uscito, sarà fallo laterale. Pellegrini, c'è spazio, attenzione, e il capitano la mette dentro, e il capitano la mette dentro, mamma mia, possiamo chiudere questa partita, va. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. È come se stava a mettere. Usa bene il fisico qui. Ci è venuta una reazione di orgoglio. Bravissimo Mancio, Dybala. Cerca il filtrante per aprire... Per Luca, mamma mia! Romero, Lukaku, 7-4! Pesantissima. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ha mantenuto i nervi saldi e tu per tu col portiere. Credevo che avrebbe provato ad aggirarlo, evidentemente non se l'è sentito. Dembe, Dembe se ne va in dribbling. La mette nel mezzo, no, messa male no, che è controllata, ho messo male Neo e traversione. Attenzione perché cambia il risultato, andiamo subito a sentire nel match del Başakşehir. È arrivato il terzo gol per il Başakşehir, risultato che ora è sul 3-0, il minuto è il 72. Grazie dunque per il tuo aggiornamento, non controlla bene qui. Può colpire da lì. Grande dice di no qui il portiere. È pronto ad entrare in campo. Facciamo qualche altro cambio pure noi. Allora. Abraham per Lukaku. Dybala per Podolski. E poi facciamo entrare Stefano El Shaarawy per Diaz. Ok, fuori sto pallone, grande Rio Sanchez, è fallo, l'ha sfondato, occhio, dai, intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro, si è rotto Renatino, l'ha sfondato Giallo tutto, l'ha sfondato Renatino, l'arbitro non ha avuto dubbi, Pier, l'interpretazione a mio modo di vedere è corretta, no, si è ripreso Renatino, non si è... Non si è distrutto, va. Mancio. Perdonami ancora per l'interruzione. È appena arrivato dunque il gol del Başakşehir. Occhio al Shaarawy. Non si fa. Bella azione di Abraham con Shaarawy. Occhio al corner. Grande parata questa. Altra possibilità da angolo. Bello, se entrava, si starà mangiando un gran gol. Non so proprio come abbia fatto a sbagliare. Madonna, oddio, Dani ha sbagliato Dani. Io spero veramente che levino il commento tecnico da Dani da sto gioco, perché grande calcio protagonista sulle frequenze di EATV con questo match che promette spettacolo. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Vediamo qui in ottima posizione, eh?
portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Vabbè. Palla di nuovo in loro possesso. Mi sarei stupito se avessimo vinto più di un rimpallo. Palla a scavalcare la difesa. Oblak, che istinto da pochi passi. Il riflesso di Oblak. La calcia in profondità. Allontana la minaccia. Si aprono spazi invitanti. Grande Bernardo Silva, se n'è andato Bernardino. Attenzione, se n'è andato Bernardino, se n'è andato Bernardino. Possono provarci di nuovo. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno. Aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima. Perfetto puntuale del portiere che si tuffa in evidente. Palla fuori, sarà di nuovo corner. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Guarda che c'era un prende calcio d'angolo. Palla in area di rigore. Sicuro qui l'intervento del portiere. Dai che è finita, su, dai che è finita! Si butta in avanti. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino. Vabbè, va bene pure il cartellino, l'abbiamo fermato. La manda in area. Pallone allontanato. Vai, vai Sorrenato. Vai Sorrenato, fatta la tutta Sorrenato. Vai Sorrenato. Cerca la soluzione personale. Una grandissima parata questa. La mette in mezzo. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Game over, è un finale bellissimo. Perfetto. Dunque hanno conquistato la vetta del girone proprio nell'ultimo match. Che grinta, Pier, avevano un solo obiettivo in mente prima della partita, qualificarsi come prima, e l'hanno raggiunto con pieno merito. Qualificati come primi, quindi non dobbiamo far partite in più, non ci dobbiamo scontrare come avrebbe detto José Mourinho con gli squali della Champions. Tripletta di Paolo Dybala. Pier, qui le chiacchiere stanno a zero, tripletta, vittoria. È una prestazione semplicemente meravigliosa. Dopo una partita così si merita solo tanti applausi. Hi, can you chat to us for a second about the match? Sì, sì, vabbè. Non chiedo che giuri sia una tripletta. Come giudica la prestazione? Dybala è un esempio. È merito dei ragazzi. Che ne pensa? È stata una grande. Non siamo secondi a nessuno. Thanks, that's all the questions we have for you. Ok. Ok, primi, siamo solo 3 punti di vantaggio sull'Inter. Allora, ufficio, calendario. Scegli competizione. Allora, UEFA Europa League. Primi con 15 punti. Perfetto, manca solo una partita e siamo primi. Ci basta un pareggio. Ci basta un pareggio, anzi, potremmo pure perdere in teoria. Quindi, ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Allora, com'è la situazione degli altri gruppi? West Ham, primo. Ajax che Olympic Marsiglia ancora sanno giocare. Stessa cosa qui. L'Atalanta e lo Sporting sanno giocare. Qui sa giocano tutti. Qui è passato il Villarreal. Qui siamo passati noi come primi. Qui sa giocano. Ok. A posto, ragazzi. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Che abbiamo giocato 2 ottime partite. Allora, seguire non è quel giocatore qui con ulteriori informazioni per passare le settimane, fatto di dare i punti deboli, i punti di forza al vivaio.
Vabbè, sì, non, anche se è giornata di punti di forza e tutto quanto, ora non so cosa mi serva. Allora, indica sto problema bilanciato tutto quello che ci sono visti, prestazioni. Moschera indica titolare nella prossima partita. È una parola grossa, poi dopo vediamo. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.